Però per sicurezza utilizziamo un'erbetta. Non si sa mai. Magari mi aspetta il capo dei furfanti qua fuori. Ah, però è vero, qua c'era un cristallo, questo qui. Un pugile. Va bene. Bene, è stato rinfrancante. Non era troppo forte. Non avrei mai detto che lottare fosse così divertente. Ma è meglio andare ora. Ecco qua, giusto per sicurezza. Tanto da questa parte, signori miei, non ci torneremo mai più. Il posto è questo, no? Sì. La penisola che si trova alla fine della strada ovest. Questo è ciò che aveva detto. Questo deve essere di Dejima. Ah, Adex diceva che ci sarebbe stata una nave. Dovremmo provare a cercarla. È qua, Kraden. Sei cieco? Genna, è qui. A prima vista sembra una nave normale, ma... ha qualcosa di strano. Kraden, aspetta! Incredibile! Sei come un bambino con un giocattolo nuovo! Kraden, mi sto annoiando, esci di lì! Ecco appunto! Che c'è? Manca! Di che parli? L'aggeggio che serve a manovrarla! Spiegati, perché è così importante questa cosa? La nave non può muoversi senza... Adexia, ci hai ingannato! Ci hai ingannato? Già, facendoci trovare questa nave sgangherata. Non c'è alcun inganno. Se questa nave fosse rotta, non sarebbe giunta fin qui. Hai ragione. Che dobbiamo fare? Deve essere stata la sfera. Che sfera? Non ricordi la pietra che Saturnus trasportava? Quella grande perla nera. Sono certo di avergli sentito dire che con essa poteva muovere la nave. Genna, Kraden, eccovi. Vedo che avete trovato la nave. Partiremo non appena il faro sarà stato acceso, giusto? Strano. Cosa c'è? Il faro non è ancora stato acceso. Hai ragione. Perché ci mettono così tanto? E perché mio fratello non è tornato? Ce l'hanno fatta, Genna! L'hanno acceso! Che succede, Kraden? Perché la terra non smette di tremare? Che strano. Mi pare che il tremolio stia aumentando. Il faro sta crollando, guardate! La terra intorno ha ceduto! Il faro di Mercurio non è reagito così! Cosa è successo a quello di Venere? L'ultima scossa ha separato la catena montuosa del Suala. Come faremo ora a tornare nel Gondowan? I Dejima sta andando alla deriva, ci allontaniamo dal continente! Ma cosa ci succederà? Che poi... come fa un'intera isola a spostarsi? Cazzo! Gesù! Oh, Kraden, per quanto ancora quest'isola continuerà a muoversi? Ah, non lo so, speravo che lo sapessi tu! Ah, non mi sei di nessun aiuto! Ho fame. Come puoi pensare al cibo adesso? Sono vecchio. Mi chiedo cosa sia successo a mio fratello. Non ne sono certo, ma mi pare che abbia acceso il faro di Venere. Non hai bisogno di dirmelo. Questa è la ragione per cui adesso siamo alla deriva, no? Come sei irritabile oggi, Genna. Beh, immagino che tu sia preoccupata per Felix. Anche Gico e gli altri erano sicuramente al faro. Credo che tu abbia ragione. Mi mancano, Geco, Felix. Se avete finito di cazzeggiare voi, venite con me. C'è qualcosa che voglio mostrarvi. Andiamo a vedere. Felix, Sara! Felix, Sara! Sono vivi! Sono sopravvissuti! Ma cosa? Alex, cos'è successo? Ora vi spiego tutto.
tan 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 taradan tan tan taradan tan tan taranan tan tan tan. Pensavo che Felix e Sara fossero ancora nel faro. Un miracolo. Miracolo no, io sono felicissima che mio fratello sia vivo. Cosa è successo laggiù? Sara. Oh. Si hanno ringraziati gli elementi. Si è svegliata. Sara, stai bene? Sono io, Jenna. Jenna. Cosa è successo? Sembra che la corrente ti abbia portato insieme a Felix. Insieme a Felix? Con calma. Ti senti bene, Sara? Non so che cacchio è successo. Dove siamo? A Idejima. Ci dovevamo incontrare tutti qui. Ma ora l'isola si sta allontanando dal Gondowan. Quest'isola si muove? Lo so che sembra incredibile, Sara. Quando il faro di Venere è stato acceso, un'onda d'urto ci ha separato dal continente. Il terreno intorno al faro tremava come la gelatina. Ora ricordo. Ecco cosa ci ha trasportato fuori dal Gondowan. Ma cosa è successo a te, Sara? Tu eri in mare, Saturos! Saturos ed Exe non ci sono più. Cosa vuoi dire? C'era un altro gruppo. Hanno combattuto contro Saturos ed Exe e hanno vinto. Era Geco. Geco, sì, mi pare che lo chiamassero così. E ti aspetti che io creda che Geco e suo compagno abbiano sconfitto Saturos ed Exe? È possibile che siano diventati così forti in così poco tempo? Ma come sei finita in mare? Quando il faro è stato acceso, una scossa di terremoto ci ha fatto cadere dal faro. E mio fratello, allora, cosa ci fa qui? Ha cercato di evitare che io affogassi. Felix si è tuffato dalla cima del faro, per tutti i nomi! Felix, sei sveglio? Ah, Felix, ti sei ripreso! Fratellino, sei sicuro di reggerti in piedi? Oh cazzo, è diventato muto! Non sembri molto sorpreso di trovarti su un'isola che si muove! Felix, salvata Sara, devi aver nuotato fin qui, giusto? Mentre nuotavi devi aver visto quest'isola che si muoveva. E ora che facciamo? Non ne ho idea, nessuno sa cosa c'è oltre il mare orientale. Sfortunatamente sono uno studioso dell'alchimia, non un geografo. Che c'è, Alex? Cosa succede? Lo riuscite a vedere? Terra! Terra, è un'isola! È troppo grande per essere un'isola. Non è un'isola, è un nuovo continente! Siamo salvi! Così sembrerebbe! Un attimo. Cosa? Continuando così, passeremo a nord del continente. È vero! Non credo che ce la faremo. Oh, Kraden! Felix, cosa facciamo? Oh! Non prevedo niente di buono! Che cosa c'è ora? Uno tsunami! Uno tsunami! Deve averlo causato il terremoto. Oh, no! Si dirige verso di noi! Alex, come fai a restare così calmo in un momento del genere? Io so teletrasportarmi. In un momento del genere a cosa servirebbe morire di paura? Saremo spazzati via! Aiuto! Ah! E la nave scomparve. Cazzo, sono sopravvissuto? Non lo so. Vuoi assicurarti di non essere ferito? Cic cic! Sembra che le tue braccia siano ancora nel loro posto, è un buon inizio. Pure le tue gambe. E dai. Sorellina, stai bene? Cosa? Cosa ci faccio distesa al suolo? Sono tutta bagnata. Oh, devo aver perso i sensi quando l'onda ci ha colpiti. Ehi, abbiamo toccato terra! L'onda deve averci portato qui, che fortuna! Hai parlato con tutti, stanno bene? Ancora no. Allora cerchiamoli e andiamoci da quest'isola. Jenna è nella tua squadra ora. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Rimedio, ritirata e spostamento. Mentre Jenna ancora nulla. Livello 5, scudiero e piromante. Tremito, sisma, fiamma e vampa. Non abbiamo molto. Ah! Oh, Felix! Ai! Ai, 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 che botta! Cosa è successo quando sono stati colpiti? Felix, guarda!
L'onda ci ha trasportato sul continente! Abbiamo toccato terra! Andiamo, Felix! Kraden è la tua squadra ora, e ovviamente non serve a nulla. Sara, stai bene? Oh. L'onda! Che fine ha fatto l'onda? Pensavo che fossimo spacciati, ma siamo vivi! E sulla terraferma! Quell'onda si è rivelata un vero colpo di fortuna. Ma dove siamo? Dovremmo guardarci in giro. Sara è nella tua squadra ora. Vediamo anche Sara. È olomante con solo raggio. E vai! Bene, bene, bene. Abbiamo toccato terra. A proposito, dov'è Alex? Non penso sia sull'isola. Credi che sia partito da solo? Sì. Allora non c'era gioia di cercarlo qui. Forse è andato a cercare una nave. Alex vuole una nave. Hai dimenticato cosa diceva? Sì. Vuole che l'alchimia ritrovi il suo posto nel mondo. Accendendo i 4 fari elementali potrebbe farcela. Ma perché una nave? Gli altri 2 fari sono raggiungibili via terra. Non ne rimane nessuno da accendere nel mare occidentale. E allora cosa? Dobbiamo andare al grande mare occidentale. Il mare occidentale. È là che andremo, Felix? Sì. Ben detto, Felix, è là che andremo. È vero, le vite dei nostri genitori dipendono da questo. Genitori, però, ha detto, scusami. Ricordati che sono morti, in teoria. E tu, Sara? Cosa vuoi dire? Non sarà una passeggiata? E non c'è alcuna ragione che tu debba affrontare tali pericoli, vero, Felix? Esatto. Allora dovrete sapere il motivo per cui io viaggio con voi, Felix. Che vuoi dire, Sara? Qual è la ragione? È il mio destino. Questa ricerca è il tuo destino. E non avresti potuto dircelo prima? Come possiamo fidarci di te se non sappiamo perché viaggi con noi? Mi dispiace, ma vi prego, dovete prendermi con voi. Avete bisogno di me. Non capisco. Perché avremmo bisogno di te? Voi sapete che sono un adepto, vero? Io riesco a controllare il vento, come Felix già sa. Tu sapevi che lei era un adepto del vento? Sì. L'avrà menzionato Saturnus insieme al faro, capisco. Hanno capito subito che era un adepto del vento. Mi hanno rapita per i miei poteri. Ne avrebbero avuto bisogno in viaggio. Già, avrebbero avuto bisogno di un elemento che fosse complementare a loro. Dicevano che sarebbe servito un adepto del vento per accedere al faro di Giove. Naturalmente, ed ora mi è anche chiaro perché noi avremmo bisogno di te. Già, io vi servo. Sì, ora ho capito. Ma anche voi volete sapere cosa intende per destino, giusto? Vorrei che potessimo leggere la mente come Sara, così sapremmo. Sono certo che ci dirà tutto quando si sentirà pronta, vero Sara? Per il momento credo che dovremmo solo fidarci di Sara. Ora ho veramente fame, ci mettiamo in viaggio? Vabbè, Kraden, grazie. Non possiamo ancora vedere la mappa. Ora sì, però. Noi ci troviamo qui. In teoria, questa era tutta la zona visitabile nel primo Golden Sun. Tutto questo, invece, è a nostra disposizione. Cioè, immaginati un attimo quanto comunque il primo Golden Sun fosse abbastanza grande e avevi solo questa zona qui. Ora abbiamo tutto questo. È incredibile, no? Va bene. Ah, già il nostro primo avversario. Una formica pugile. Ok, quindi Felix è il più lento di tutti per ora. Come ho detto, questo Golden Sun è quello che mi ricordo di meno. È quello che mi ricordo... Ma dai, c'è l'effetto del tocco dell'acqua. Quello è un lupo feroce. Ata! Wata! Wata! Benissimo, quindi il lupo feroce... è abbastanza resistente. Minchia, che colpo, stupida formica. Dobbiamo iniziare già a pensare come livellare. Come vi dicevo, però, io so per certo, ovviamente, come il secondo Golden Sun sia più espanso del primo Golden Sun. Nel primo Golden Sun tu hai al massimo 7 Digin. Se non ricordo male, in questo tu puoi averne 9 per ogni personaggio. E con 9 Digin, ovviamente, una classe come il Samurai si può evolvere ancora in una classe superiore. Daila,
Bella musica. Ehi, fratello, voi non siete di qui. Siete già stati ad Ayla? No. In questo caso benvenuti ad Ayla, il villaggio più a nord del continente di Indra. Grazie. Quell'onda ha riempito il nostro villaggio di acqua stagnante. La cosa peggiore è che è salata. Ma va? Era acqua di mare grazie al cacchio. Ah, ok, tu sei il curatore. E quella è una lacrima. Come posso raggiungerla? Viaggiatori, siete benvenuti. Non sapete cosa fare o dove andare? Esatto. Vi consiglio di visitare il Tempio di Kandora ed incontrare il Maestro Poi. Un uomo eccezionale, ma vi avverto, potrebbe non lasciarvi entrare. Interessante. La vera domanda è come faccio a raggiungere quella lacrima? Per il momento non lo sappiamo. Proviamo un attimo già a telepatizzare la gente. Viaggiatori che non sanno dove andare, peccato, spero si tengano lontani dal tempio. Se il dio del mare si inquieta, non c'è luogo di Indra dove fuggire. Fantastico, grazie. Altre monete. Stiamo derubando sto povero villaggio che ha appena ricevuto un'onda anomala. Comunque, vediamo se qua sopra troviamo qualcos'altro. Vabbè, meglio che nulla, dai. Abbiamo 265 monete. Spero siano abbastanza per farci una dormita o per comprare almeno un'arma nuova. Ok, una spada lunga, una spada corta, una mazza e un bastone. Per il momento ti ringrazio, ma lascerei perdere. Questa è una locanda, 6 monete per camera, vi fermate? Buon soggiorno! Va bene, il nostro viaggio allora inizia da qui. Ehi! Mi sembra che tu già conosca qualcosa su di noi. Vedi, conosci tutto di noi, quindi devi essere un adepto. Lo so anche io! Non sembri di qui. Ti stai imbarcando per un viaggio in una terra misteriosa? Lo sapevo, sto cercando i miei amici. L'eruzione del Monte Aleph ci ha separati. Mi aiuteresti a ritrovarli? Avanti, portami con te. Con i miei poteri aiuterò sia te che i tuoi alleati. Vedrai, più digina e più potente sarà la tua psicoenergia. Basta solo che ci piazzi e poi ci scateni in battaglia. Se raccogli molti di noi avrai molto potere alla tua disposizione. Che ne dici? Sarai mio amico e mi porterai con te? Certo. Siamo migliori amici da oggi. Sono felice, non te ne pentirai, giuro. Digi Venere Eco è diventato amico di Felix. Ora che sono qui, vuoi che ti dia una spiegazione su Digin? No, grazie. Questo è tutto, ora siamo amici per sempre. Bene, se vuoi sapere di più su Digin, seleziona aiuto. Grazie. Tu e i tuoi amici dovreste prendere il meglio di noi Digin. Già appena arrivati il nostro nuovo migliore amico. Eco si unisce a Felix. Vediamo che cosa fai. Attacca con un doppio colpo. Perfetto. Ottimo. Il nostro viaggio inizia da qui. A destra o a sinistra?